Ciao e bentornati in un nuovo video. Oggi vi mostro il mio shopping da IKEA, ma tutto questo dopo la sigla. Care, siamo stati da IKEA. Questa volta è stato un viaggio meraviglioso, non più di 3 ore all'andata e 3 ore al ritorno, per cui era un viaggio della speranza. Quando andavamo, cercavamo di riempire la macchina il più possibile. Adesso il nostro viaggio si è ridotto a un quarto d'ora, per cui la nostra felicità è quella di poter andare più spesso all'IKEA e comprare con più calma le cose e non avere il timore di fare un acquisto sbagliato che poi comporterebbe altri 6 ore di viaggio, per cui alle volte o si regala o si aspetta il prossimo viaggio per l'IKEA. Adesso qui a Torino non succederà più, per cui siamo stati felici di scoprire tramite Google Maps che è un quarto d'ora da dove ci trovavamo noi stamattina, quindi ci siamo messi in cammino. L'IKEA di Torino è più grande rispetto all'IKEA di Catania, è organizzata in maniera differente. Ci sono delle cose che ci piacciono di più, altre un po' meno, come ad esempio la lentezza degli impiegati nel gestire lo Smoland. 30 minuti. Lasciamo perdere poi tutte le robe, timbrino nel braccio, ve lo faccio vedere, qua si è cancellato, mi hanno timbrato il braccio, poi una volta che vai a prendere la bambina, dare il documento, e questo mi sembra ovvio, devi fare vedere il braccio timbrato e devi firmare nella stessa identica maniera, quindi questa la trovo veramente esagerata, ti do il documento, mi ha timbrato il braccio, la firma deve essere uguale non lo so, al modo di scrivere, cioè esagerato. Questa è l'unica nota che mi ha infastidito. Passo, per il resto a mostrarvi cosa ho preso per la mia casetta di Torino. Ho preso cose che mi servivano perché, non essendo casa mia, non so, se manterrò questa casetta che è dolce, deliziosa, ma molto piccola, più piccola di quella a cui sono abituata ad Agrigento. E questo alle volte mi fa venire voglia di prendere una casa un po' più grande comunque, e quindi mi sono limitata a prendere solo le cose che mi servivano in questo periodo che staremo qui. Faccio vedere subito. Accessorio fondamentale per la vostra sopravvivenza a Torino. Quanto riguarda slip, calzini e questo, io lo chiamo polipo, non so in realtà come si chiama, con le pinze è fondamentale. In questa modalità non solo vi risparmiate un sacco di tempo, perché non ci vuole niente ad appendere gli slip nei gancetti che ci sono, ma anche vi servirà meno spazio all'interno di casa per stendere i vestiti. Fondamentali nelle case piccole è avere gli appendini tutti della stessa misura, ma soprattutto sottili, perché se ne avete quelli che sono grossi, si prenderanno molto spazio nell'armadio, per cui ho preso questi, li proverò perché sono lisci, non so se tengono bene i vestiti. Dovessero andare bene, ne prenderò degli altri e darò via tutti quelli con la spalla grossa, perché soprattutto nell'armadio dell'ingresso, dove ci sono tutti i giubbotti, si portano via troppo spazio, per cui l'armadio è piccolo e deve contenere i giubbotti miei di Baby Cute e di Ziri, per cui abbiamo comprato diversi giubbotti in base alla temperatura e quel povero armadio non ce la fa più. Così la mia idea è quella di assottigliare lo Questa spazio. tipologia Di appendini. Ho preso una lampadina perché si era fulminata la lampadina della cucina e quindi ne ho preso una. Set di candele 102,95 euro. Le fantastiche buste
che io utilizzo sia per la cucina ma anche per mettere all'interno gli oggetti da portare in borsa, oppure anche per l'asilo. Gli indumenti, Certo. io ho la borsa del cambio per l'asilo e gli indumenti di Jody sono inseriti all'interno di queste buste in modo tale che non entrano a contatto con polvere. Oppure Se dovesse piovere o aprirsi la borraccia all'interno dello zaino, non si bagnano, rimangono all'asciutto. Ho preso questo leccapentole, si chiamano in termini da cucina. Poi non ho la lavastoviglie qua a Torino, ma ho preso questo spazzolino invece per pulire, disincrostare le parti dove voglio che vengano perfette e disincrostate. Ad esempio, mi piace pulire bene le fughe, le parti del lavandino, che alle volte si forma il Sì, calcare. E ecco. spero che venga pulita come desidero. Certo. Questo set di forbici, 3 forbici 1,95 euro, che a casa servono sempre. Un pelapatate che non avevo, questo togli i peli perché ho un giubbotto che qualsiasi maglione viene a contatto, sciarpa, prende tutto e tutti i peli e si appiccicano, quindi è una cosa tremenda. Contenitore in vetro dove voglio mettere il sale. Ho trovato il Trovate. contenitore per lo zucchero, ho trovato il contenitore per il caffè, non ho trovato il contenitore con scritto sale, per cui oggi ho visto questo, ho detto sai che carino, prendiamo questo e lo mettiamo lì. Vaschetta scolapiatti, guardate che carina. Molto utile perché mi serviva. Per terminare, ho voluto prendere questa sfizioseria per Buddy, cioè è la nuova cuccia di IKEA. E non vedo l'ora di aprirla, mettere all'interno il cuscino di Buddy, la sua copertina, e dovrebbe essere una specie di cuccetta, tra virgolette, culla dove dovrebbe andare a dormire, visto che è un paio di notti che sta prendendo l'abitudine di farci addormentare, poi lui piano piano entra in camera da letto, sale dalla parte dei piedi del letto sotto la coperta e dorme con noi. Quindi non ho ben capito se è perché sente freddo o perché come i bambini, dormire nel letto di mamma e papà è sempre una gioia, compresa Baby Cute che qui a Torino ha il suo lettuccio, ma ogni tanto viene a dormire nel lettone con noi. Quindi magari lui vede questa cosa e la ripropone. Mentre, Bene. cari e care, questi erano i miei acquisti da IKEA. Vi mando un bacio grande e ci vediamo presto.